No alla base a Coltano, il Consiglio regionale contro l'ipotesi della realizzazione della nuova struttura militare in provincia di Pisa. Rigenerazione Toscana ha presentato il bando per i progetti dei giovani toscani finanziato con il bilancio della Presidenza del Consiglio. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. La seduta del Consiglio regionale della Toscana dello scorso 3 maggio, come già sapete, è stata caratterizzata anche dall'allarme terremoto. Si è verificata infatti una scossa sismica di magnitudo 3.7 che è stata chiaramente avvertita a Firenze e anche a Palazzo del Pegaso, dove era proprio in svolgimento la seduta del Consiglio. Nelle immagini vedete il consigliere regionale Marco Stella che stava intervenendo in quel momento, è stato interrotto dalla Presidenza del Consiglio. Stella non si era accorto della scossa sismica, gli altri consiglieri però sì, e infatti in pochi istanti è stata fatta sgomberare l'aula del Consiglio e la seduta è stata interrotta ed è stata aggiornata al giorno seguente. Non ci sono state conseguenze né per l'edificio né per le persone. E adesso andiamo a parlare di alcuni argomenti dell'ultima seduta del Consiglio. Uno di questi, uno dei più importanti, è il dibattito sulla nuova base militare che dovrebbe essere realizzata a Coltano, in provincia di Pisa. Il presidente della Regione Giani incontrerà il ministro della Difesa Lorenzo Guerini il prossimo 12 maggio. La proposta del governatore sarà quella di realizzare non una base unica, ma di decentrare in diversi punti gli asset dell'addestramento militare. Intanto però il Consiglio regionale si è espresso contro la realizzazione della base a Coltano e per l'individuazione di soluzioni alternative da negoziare con il governo e con le autorità militari. L'Aula ha approvato 3 mozioni, le prime 2 del Partito Democratico e di Italia Viva, approvate dalla maggioranza, mentre hanno votato contro Lega e Fratelli d'Italia. E una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che è stata approvata con i voti dei pentastellati. Ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato. Noi apprezziamo la presenza e l'impegno e il lavoro dei carabinieri in Toscana e nella realtà pisana. Riteniamo però, in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi, che questo intervento, per l'impatto che produce sul territorio, non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta. E quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperino in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del Parco di San Rossore per questa realizzazione. Io credo che questo potrà riuscire, anche perché abbiamo molto apprezzato la disponibilità dell'Arma dei Carabinieri, che ha detto di non voler comunque realizzare questo tipo di intervento contro le comunità locali. E quindi con le mozioni che sono state approvate crediamo di rafforzare la posizione e l'impegno della Regione Toscana per andare in questa direzione. Italia Viva per prima si è pronunciata contro la realizzazione di questo intervento nel merito alla localizzazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR. Non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri, fare un intervento importante, ma bisogna decidere dove farlo, come farlo, passare da 53.000 metri quadrati a 730.000 metri quadrati in un parco come quello di San Rossore è una speculazione, diciamo, edilizia pubblica in un ambiente che deve essere invece tutelato, promosso e qualificato. Si può condividere dove fare questo intervento, meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati, ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale. Quindi siamo contrari, bene l'approvazione del nostro atto per dare forza al Presidente Giani per contrastare questo intervento. Noi intanto abbiamo detto fin dall'inizio che il Comune di Pisa deve essere coinvolto e deve essere centrale nella discussione, tant'è che apprezziamo il fatto che stamani mattina il Sindaco di Pisa, accompagnato anche dall'Assessore all'Urbanistica e dal Presidente della Prima Commissione, siano al tavolo dove si discute di questo intervento insieme alla Regione, insieme all'Arma dei Carabinieri. Quindi è un passaggio che riteniamo essere obbligato, ancorché opportuno. Dopodiché pensiamo che
proprio coinvolgendo il Comune di Pisa, il sindaco sarà in grado di individuare una proposta che possa tener conto di due interessi principali. Uno, quello di salvaguardare l'ambiente e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano. Dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno appunto convogliati tre reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale, quale il Tuscania, quale il GIS e quale il reparto dei Carabinieri Cenofili a cavallo. Quindi siamo felicissimi che questi tre importanti reparti possano essere stanziati a Pisa, che daranno ulteriore appunto motivo di orgoglio alla nostra città, con un intervento che deve sicuramente essere in qualche modo rivisto, in qualche modo riallocato o contenuto rispetto al progetto iniziale. Così come è stato presentato, questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato. Qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco, ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco regionale. Il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti, neanche alle istituzioni, e la Regione Toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa, anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato, quindi la bonifica di 5 ettari, anche meno, di un'ex stazione radar. Quindi l'irragionevolezza, anche a fronte delle molti edifici abbandonati nei dintorni, è evidente. Tanto più che appunto la presenza militare a Pisa è sempre stata forte e ha bisogno di una razionalizzazione anche per quanto riguarda gli spazi che ospitano, perché possano davvero sì essere quello che l'Europa anche chiede, delle caserme più verdi, quindi con un risparmio energetico e con una sostenibilità ambientale maggiore. Questo deve essere fatto e deve essere fatto di concerto col Ministero della Difesa, ma appunto di concertazione si parla e non di imposizione. Voltiamo pagina. Il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, ha illustrato in aula la proposta di legge che modifica il reclutamento del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e che riguarda quindi anche l'amministrazione regionale, spiegando che dopo il decreto del governo la materia di organizzazione ed ordinamento degli uffici rientra nella competenza residuale della regione. Dopo il dibattito, la proposta di legge è stata approvata a maggioranza con 22 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti. Sentiamo sull'argomento la vicepresidente della commissione competente, Elisa Tozzi, del gruppo Misto. Su questa proposta di legge, che ha un contenuto fortemente tecnico, perché siamo comunque andati a toccare alcune norme che riguardano prettamente il pubblico impiego, nella fattispecie l'accesso alla qualifica di dirigente, come anche quella di dipendente a tempo determinato, in realtà però nel contenuto e nella sostanza sono state recepite delle indicazioni per noi fondamentali. Il testo è uscito migliorato, è un testo che a livello di qualità legislativa sicuramente ha visto un lavoro proficuo da parte della prima commissione, un testo che ha visto oggi in aula ritornare su un punto che era estremamente critico e che era l'unico che era rimasto in sospeso e che riguardava l'assunzione a discrezione della Giunta per quanto riguarda gli autisti a servizio. Al di là di questo, il dato che dobbiamo segnalare è sicuramente che nel momento in cui andiamo ad intervenire con qualità nella normazione facciamo un servizio che sicuramente va a tutto vantaggio dei cittadini toscani e della nostra comunità. La qualità della normazione per noi è essenziale per avere norme veramente efficaci e non discriminatorie. Cambiamo ancora argomento. Nessuna risposta da parte dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico sul piano di assunzioni in Toscana che riguarda Poste Italiane. A comunicarlo nella risposta all'interrogazione del consigliere regionale Marco Stella è stato l'assessore alle infrastrutture digitali e all'innovazione Stefano Ciuoffo.
Il consigliere di Forza Italia ha ringraziato la Giunta per l'iniziativa nei confronti del governo nazionale, ma ha espresso anche preoccupazione perché, ha detto Stella, 84 uffici postali non sono stati riaperti. Si sono persi 1.500 lavoratori negli ultimi anni e sul piano delle assunzioni non ci sono garanzie. Stella si è anche detto sconcertato per la mancata risposta del governo alle lettere inviate dalla regione. Pensare che nessuno risponda, a prescindere dal colore politico, è incredibile, ha concluso il consigliere di Forza Italia. Voltiamo ancora pagina. Nell'auditorium di Palazzo del Pegaso è stato presentato il bando Rigenerazione Toscana per riportare i ragazzi e le ragazze della nostra regione al centro della vita attiva. Oltre al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, erano presenti alla presentazione del bando Bernard Dica, consigliere per le politiche giovanili del presidente della regione, il sindaco di Montecatini Termi e coordinatore nazionale ANCI Giovani Luca Baroncini e Francesca Brogi, sindaca di Ponzacco e coordinatrice regionale di ANCI Giovani Toscana. Il bando è finanziato con l'avanzo di bilancio del Consiglio regionale, 1.750.000 euro, ed è aperto fino al 16 maggio. Ci spiega come funziona il bando il presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo. È un bando voluto all'unanimità dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale con l'obiettivo di utilizzare l'avanzo di amministrazione pari quasi a 2 milioni di euro, rivolgendoci soprattutto ai più giovani. Oggi siamo qui insieme ai sindaci di ANCI Giovani, ringrazio Luca Baroncini, ringrazio Francesca Brogi, ringrazio Bernard Dica, per confrontarci insieme a loro sulle proposte che noi abbiamo messo in campo. Quattro linee di intervento, quella che chiamiamo rigenerazione culturale con attraverso iniziative di street art, la rigenerazione sociale, provando a costruire dei luoghi di aggregazione sociale e giovanile, la rigenerazione inclusiva, provando a mettere a disposizione dei comuni che lo vorranno dei parchi gioco inclusivi e poi un momento per far conoscere i nostri talenti della musica giovanile. Ogni singolo comune potrà partecipare ad una sola di queste linee di intervento per un massimo di 15.000 euro di finanziamento. Chiediamo ai comuni un piccolo sacrificio, che è quello di cofinanziare l'opera per un minimo del 20%. Noi speriamo che tanti comuni della Toscana possano partecipare e che tanti giovani possano essere protagonisti attivi della vita delle nostre comunità. La misura presa dal Consiglio regionale è una misura importante, uno stanziamento di oltre 1.700.000 euro che costituisce un'opportunità per i giovani e per i più fragili, che sono tra le figure più colpite dalla pandemia, e anche le recenti ricerche fatte dall'Istat o da altri tipi di istituti dimostrano come i giovani abbiano subito in maniera preponderante quello che è stata la pandemia, le chiusure che hanno costituito un vero e proprio blocco alla loro socialità, e quindi attraverso questo bando si promuovono azioni volte invece a valorizzare sia i giovani e le loro espressioni artistiche attraverso lo street art, ma anche attraverso l'organizzazione di eventi musicali, teatrali e altre azioni che vogliono invece promuovere l'inclusione e la socializzazione al termine di un periodo difficile. Quindi un'opportunità per le giovani generazioni e un'opportunità per i comuni che possono aderire usufruendo di un contributo importante. Comunque si parla di un contributo fino a un massimo di 15.000 euro, e quindi è un modo per segnare la ripartenza e per attenzionare la questione giovanile da parte della politica, e credo che oggi tutto questo rappresenti una priorità. E chiudiamo con la manifestazione agricola, la festa dell'agricoltura dell'Empolese Valdelsa, che torna a Castel Fiorentino dopo uno stop forzato di 2 anni a causa della pandemia. L'appuntamento è per questo weekend, sabato 7 e domenica 8 maggio. L'obiettivo dell'iniziativa presentata a Palazzo del Pegaso è quello di riscoprire il valore della terra e dei prodotti tipici del territorio. Alla presentazione hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Castel Fiorentino Alessio Falorni e l'assessore all'agricoltura Alessio Onnis,
Con loro il segretario dell'Associazione Agricoltori Castelfiorentino, Rosanna Spinelli, e Francesca Parri di Exponent, che hanno illustrato i tanti appuntamenti dei due giorni di Agricola. Nel corso della manifestazione i visitatori potranno degustare il meglio della produzione del luogo. Ci sarà poi uno spazio dedicato alle macchine agricole e si terranno spettacoli di musica e animazione. Ma sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato a Rosanna Spinelli, segretaria dell'Associazione Agricoltori di Castelfiorentino. Partiamo il sabato con l'esposizione di alcune cassette dell'Orto in Cassetta, del progetto dell'Orto in Cassetta che abbiamo portato avanti durante tutto l'anno con i bambini delle seconde elementari e con la consegna proprio degli attestati anche alle singole classi. Domenica invece si apre proprio la manifestazione con il mercato dei prodotti tipici locali di aziende del luogo, esposizione di macchine agricole di vecchia generazione, di nuova generazione. A mezzogiorno, come da tradizione, ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli e poi ci saranno intrattenimento con giochi tradizionali, musica tradizionale e quello che ruota intorno a questo tipo di manifestazione. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento tra 7 giorni.